L'ospedale ha la dotazione di personale che aveva l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, anzi, forse oggi abbiamo qualche persona in più di quella che avevamo l'anno scorso. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, risponde così alla denuncia dei sindacati che ai nostri microfoni avevano puntato il dito contro una carenza di personale che in occasione delle ferie estive porterebbe alla chiusura di alcuni piani dell'ospedale. L'attività di pediatria che oggi viene fatta su 4 piani, la faremo su 3. Gli altri anni chiudevamo un pezzettino del primo, un pezzettino del secondo, un pezzettino del terzo e un pezzettino del quarto. Questiamo, chiudiamo un piano e accorpiamo sugli altri 3. Così faremo con l'area medica, così faremo con l'area chirurgica. Non chiudiamo nessuna urgenza, non chiudiamo pronto soccorso, non chiudiamo trapianti, non chiudiamo coematologia. Cioè, tutta la serie di funzioni e l'urgenza rimangono garantite e l'attività programmata la accorpiamo secondo quella che è la logica che ci dà di più. Flor risponde anche alla carenza cronica di personale sottolineata dai sindacati.